L'aggiornamento del PRIM, cioè il piano dei rischi che ci sono sul territorio regionale lombardo, un lavoro che ha impegnato la mia direzione per oltre 2 anni, però con questo aggiornamento oggi offriamo anche la possibilità di accedere a un sistema informatico importante, per cui non solo gli addetti ai lavori, che ovviamente hanno la capacità di leggere scientificamente questi dati, ma anche tutti i cittadini lombardi possono con un click verificare quali sono i rischi che ci sono sul proprio territorio. Bisogna partire da un punto di partenza chiaro e definito, ovvero che il rischio non si può annullare totalmente, ma il rischio purtroppo esiste e col rischio dobbiamo convivere. Proprio per questo motivo dobbiamo essere consapevoli che non annullando il rischio dobbiamo lavorare preventivamente attraverso i comportamenti adeguati in caso si verifichino determinate situazioni di criticità. Proprio per questo motivo, attraverso questo sistema, che è anche un sistema divulgativo, possiamo mettere a disposizione di tutti coloro che partecipano al sistema di protezione civile di informazioni importanti, quindi da un lato per gli enti locali, per arrivare ad una giusta pianificazione del territorio, dall'altro per quanto riguarda l'informazione all'interno del territorio stesso. Mi viene da pensare ad esempio alla presenza di informazioni di questo tipo all'interno delle scuole, quindi partendo anche dai più giovani per far comprendere quali sono i comportamenti corretti nell'area in cui vivono, area che ha determinati rischi, ma anche per tutto il sistema di protezione civile, del quale ribadisco sempre non fanno parte solo gli amministratori, i funzionari o i gruppi dei volontari di protezione civile, ma fa parte anche la cittadinanza stessa, e quindi far comprendere qual è il rischio per arrivare ad avere dei comportamenti corretti in caso si verifichino le criticità che sono state segnalate sul territorio. Posso domandare quale ruolo gioca la tecnologia a supporto di questo, di questa forma di servizio che erogate alla cittadinanza? Fortunatamente la tecnologia, i passi della tecnologia degli ultimi anni ci hanno aiutato notevolmente, quindi da un lato un passo importante per divulgare le informazioni, dall'altro anche però delle criticità, perché ovviamente le informazioni che vengono divulgate vanno ovviamente analizzate nel migliore dei modi, e quindi non deve essere creato allarmismo, ma deve essere creata consapevolezza. Quello che vogliamo creare noi è consapevolezza e quindi non allarmismo, perché ribadisco, e deve essere chiaro per tutti i cittadini, il rischio esiste, non si può annullare, nessun territorio è sicuro al 100%. Per tutta una serie di rischi e naturali e antropici. Proprio per questo motivo noi diamo un'informazione che però deve essere letta, non, ribadisco, attraverso un allarme, ma attraverso, per creare consapevolezza.